Vorrei che ora prendeste un foglio bianco e una penna. Sicuramente molto meglio una penna che una matita. Ora che l'avete preso, ne sono certo, dovete disegnare 5 elementi. La casa, un fiume, il sole, il serpente e un albero. Vi lascio 3 minuti per disegnare questo disegno. Every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two. Spero abbiate già completato e comunque, anche se vi sembra non completo, fermatevi. Ogni test è bello ed è questa la caratteristica del test, ha un tempo di esecuzione e una capacità. Provate a guardare i vostri disegni e vedere se avete riportato tutti e 5 gli elementi o ne avete aggiunti altri. Avete aggiunto montagne? Avete aggiunto fiori? Avete aggiunto o avete tolto? Vi siete dimenticati di un serpente? Vi siete dimenticati della casa? O vi siete dimenticati di qualche elemento? Gli elementi erano l'albero, la casa, il fiume, il sole. E quale altro? Provate a cercare bene nel vostro disegno come avete occupato anche lo spazio. Nel disegno, una nostra parte, che alcuni fanno risalire all'emisfero destro, indaga, permette di esprimere ciò che con la nostra logica vorremmo ogni tanto celare, appunto, mascherare. Ci sono cose nel vostro disegno che sono in avanti, ci sono cose nel vostro disegno che sono più piccole e stanno indietro. Ci sono cose che stanno a destra, ci sono cose che stanno a sinistra. Altre che stanno in alto, altre che stanno in basso. Oppure tutto il disegno sta in alto, tutto il disegno ha il baricentro verso destra o verso sinistra. Ci
L'interpretazione dei test proiettivi viene fatta attraverso l'interpretazione grafica o grafologica. L'alto è di solito la fonte dell'ispirazione, la luce. Il basso, l'istintivo, la parte istintuale, materiale, associata anche alle tenebre o alle radici. Tenebre che non sono da intendersi solo nel lato negativo, ma di ciò che sta celato a noi, ciò che noi non vogliamo portare a coscienza. A destra, di solito, viene associata la parte della figura paterna, nel senso di quella parte del dare ordine, del dare leggi. A sinistra, la parte materna o della sensibilità, o della intimità, dell'interiorità. Mentre la prospettiva avanti e indietro è certamente legata a quelle parti per noi ora più importanti, mentre diversamente dietro sono quelle parti che lasciamo dietro di noi. Queste caratteristiche, questa capacità del test di disegno di proiettare in un foglio quello che noi sentiamo, è molto particolare. Genera la possibilità di conoscersi, conoscere quale maschera stiamo abitualmente oggi portando.